Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vediamo come potenziare e ottimizzare la nostra connessione ad internet. Questo trucco funziona per chi ha come sistema operativo Windows. Fatta questa premessa, andiamo a vedere subito come fare. Vi lascerò in descrizione due siti molto importanti che ci permetteranno di potenziare al meglio la nostra connessione. Il primo sito è SnappyDriver e il secondo sito è SGTCP Optimizer. Iniziamo con SnappyDriver andando in basso e andando anche a scaricare l'applicazione in sé, quindi cliccheremo su SnappyDriver Installer Origin Version. Una volta scaricato il pacchetto, lo andiamo ad estrarre. Ecco, magari lo andiamo ad estrarre in una cartella vuota possibilmente, perché altrimenti rischiate come me di rendere il tutto molto confuso e soprattutto disordinato. Dopodiché apriamo la cartella e avviamo come amministratore SDIO Auto, il file batch, come amministratore. A questo punto clicchiamo su Accept, consenti accesso. A questo punto clicchiamo su scarica solo gli indici, aspettiamo qualche secondo che venga eseguita l'analisi dei nostri driver e quelli di cui dobbiamo fare l'aggiornamento. La prima volta ci metterà tipo 2-3 minuti per eseguire l'analisi, ma è del tutto normale. Dopodiché, come nel mio caso, vi inizieranno ad apparire i driver disponibili. Adesso noi dobbiamo fare esattamente questo passaggio, ovvero andare a verificare come si chiama la nostra scheda di rete e in particolare il modello ben preciso. Andiamo quindi in basso sulla barra delle applicazioni, facciamo un tasto destro e clicchiamo su gestione attività. Dopodiché andiamo su prestazioni, selezioniamo wifi e qui sulla destra troveremo scritto qual è il dispositivo che utilizziamo per la connessione ad internet. Io in questo caso utilizzo una chiavetta della TP-Link. A questo punto lo dovrete ritrovare qui dentro su questa interfaccia. Se non è presente, va benissimo anche selezionare, come nel mio caso, la scheda di rete. Quindi una volta individuata la scheda di rete andiamo a selezionarla qui cliccando sulla sua casella e una volta fatto clicchiamo su installa. A questo punto aspettiamo anche in questo momento qualche minuto. Perfetto ragazzi, al termine ci uscirà scritto installato con successo, installazione completata. A questo punto possiamo chiudere. Il prossimo step è quello di andare a cercare gestione dispositivi, quindi lo andiamo ad aprire. Su questa interfaccia cerchiamo schede di rete e lo andiamo ad aprire. Selezioniamo adesso sia la nostra scheda di rete che, se come nel mio caso, state utilizzando una chiavetta wifi per connettervi ad internet. Prima però lo facciamo sulla scheda di rete, quindi ci facciamo due clic sul modello della scheda di rete, andiamo su risparmio energia e togliamo tutte e due le spunte in modo che siano entrambe vuote. E una volta svuotate clicchiamo su ok. Facciamo la stessa operazione se come me avete una chiavetta per navigare su internet che ci permette di utilizzare il wifi, quindi andiamo a disabilitare queste due voci su risparmio energia e clicchiamo su ok. Prossimo step, scarichiamo TCP Optimizer, come vi dicevo vi lascio il link in descrizione sotto questo video, e lo andiamo ad eseguire come amministratore. Aspettiamo qualche secondo che carichi il tutto. Adesso questa levetta la portiamo al valore massimo, che è 100 più megabytes. Sul network adapter selezioniamo la nostra scheda di rete, oppure se come me avete e state utilizzando una chiavetta per navigare ad internet, io procedo con la chiavetta. Dopodiché in basso clicchiamo su custom e iniziamo ad impostare un po' di cose. Su TCP Windows Auto Tuning impostiamo normal, su Windows Scaling Heuristics lasciamo disabled, su congestion control provider inseriamo CTCP, su receive side scaling RSS lasciamo enabled, mentre su R-segment coalescing RSC impostiamo disabled, su time to live impostiamo il valore di 64, su ECN capability impostiamo enabled, su checksum disabled, su TCP chimney disabled, su large send offload disabled, su TCP 1.3.2.3 enabled. Copiatemi pure le impostazioni ragazzi. A questo punto andiamo su advanced settings e su max connection per 1-0 server impostiamo 10, su max connections per server anche qui il valore di 10, su local priority 4, su host priority 5, su DNS priority 6, su net bt priority 7.
Poi andiamo su Max Scene Retransmissions e impostiamo 2, su Non Suck lasciamo Disabled, su Initial RTO 2000, su Min RTO lasciamo pure 300, su QoS Non Best Effort Limit lasciamo 0, su QoS Do Not Use NLA impostiamo Optimal 1, su Network Throttling Index impostiamo Disabled FFF, su System Responsiveness lasciamo Gaming 0, su Gaming Tweak lasciamo tutto così com'è e ci rechiamo su Network Memory Allocation. Da Default 0 impostiamo Enabled 1, su Size clicchiamo su Optimized 3, su Max User Port impostiamo 65, 5, 3, 4. Su TCP Timed Wait Delay impostiamo 30. A questo punto clicchiamo su Apply Changes. Vi consiglio di spuntare backup perché nel caso dopo doveste avere dei problemi, attraverso il backup potete ripristinare le impostazioni precedenti, quindi quando ancora dovevate eseguire le modifiche. Dopodiché clicchiamo su OK e a questo punto ci chiede di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche. Noi cliccheremo su sì. Una volta riavviato il computer, ragazzi, fate un test e ditemi come va il vostro internet, sicuramente bene. Nel caso doveste avere dei problemi, abbiamo creato un file di backup che possiamo utilizzare per ripristinare le impostazioni precedenti. Detto questo, io vi saluto e a presto da Mary Light.